Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate e questa è una nuovissima pillola di Gossip. Nella prossima edizione di Amici potrebbe arrivare un altro figlio d'arte. Dopo il caso di LDA, figlio di Gigi D'Alessio che ve lo dico a fa, il figlio di un altro noto cantante italiano potrebbe entrare nella scuola super di Amici a settembre. Prima di svelarvi l'identità va detto che è pure nipote di uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Insomma, il papà cantante, il nonno cantante, di chi si tratta? E io non ve lo dico, ma certo che ve lo dico! Ma prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo come al solito di seguirmi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche. Lo sapevo! Cosa c'è? È il mio gatto, scusate. Sì, lo so, certo, se sei figlio di un noto cantante che bisogno hai di andare a Amici per farti conoscere, è quello che ci stiamo domandando tutti noi. E adesso ne parlo anche con i miei amici. Ciao. Giustamente. Dopo ne parliamo. A settembre inizierà la nuova edizione di Amigos e già compaiono le prime indiscrezioni sui papabili giovani talenti che entreranno nella scuola più famosa d'Italia. Ebbene, in queste ore si sta facendo sempre più insistente la voce secondo la quale il figlio di un noto cantante italiano potrebbe essere uno degli allievi della prossima edizione. Se ciò fosse vero, si ripeterebbe il caso di LDA. Figlio di Gigi D'Alessio, con tutte le storie che poi sono successe. Luca D'Alessio, LDA, è stato una delle rivelazioni della scorsa edizione di Amici, amatissimo dal pubblico e l'unico allievo che è riuscito a conquistare il disco di platino in meno di 3 mesi dal lancio del suo singolo. Poi ditemi che non c'è zecca niente suo padre. Vabbè, la sua carriera ha spiccato il volo ed ora è impegnato in una serie di concerti in store, vabbè. Che è il modo pulito per dire suona nei negozi. Scusate ma se lo dico, eh. Grazie ad Amici è riuscito comunque a scrollarsi di dosso l'etichetta del figlio di Gigi D'Alessio. Ah sì? Questa cosa non la sapevo. La scopro adesso. Non sono molto d'accordo, comunque va bene. Voglio dire, se chiunque la pensi così, al mio rispetto. Se qualcuno all'inizio poteva pensare fosse un raccomandato, si è dovuto ricredere. No, perché ovviamente il figlio di Gigi D'Alessio è andato a Amici perché è bravo, perché è talentuoso, perché ha superato i provini. Non perché suo papino magari ha preso il telefono. So Gigi, piglia mio figlio. Oh, va bene Gigi, sì. Vabbè, poi dite che io sono sempre quello che pensa male. Comunque, non è di LDA che stiamo qua a parlare. Ed ecco che un giovane, infatti, un altro giovane, ha intenzione di ripercorrere la sua stessa strada. Si tratta di Rullo i tamburi, Giovanni Antonacci, che già dal cognome avete capito che è figlio di Biagio Antonacci, uno degli artisti anche dei miei preferiti del panorama italiano, un grande, secondo me un grande, e nipote di Gianni Morandi, perché tra l'altro Biagio Antonacci ha avuto il figlio insieme alla figlia di Gianni Morandi, quindi sto bimbo è nato praticamente in mezzo alla musica, pensa che bella roba. I provini comunque, provini mi viene da ridere, comunque continueranno per tutta l'estate e solo a settembre si scoprirà se il 22enne Giovanni Antonacci sarà uno dei nuovi allievi di Amici. Ve lo dico io, sì, fidati. Va anche ricordato che Giovanni Antonacci aveva già partecipato ai provini lo scorso anno, ma non gli era andata bene. Solo Rudy Zerbi, non avevo dubbi, in quell'occasione aveva visto del talento in lui. Va bene, sono proprio curioso di ascoltarlo. Chissà che quest'anno non sia la volta buona per il nostro Giovannino. D'altronde Giovanni la musica ce l'ha nel sangue, visto che la sua famiglia praticamente campa esclusivamente di musica, perché lui, il papà Biagio, il nonno Gianni Morandi cantano. Suo fratello Paolo invece cosa fa? È un autore, scrive le canzoni. Proprio Paolo Antonacci, fratello di Giovanni, ha scritto la canzone Mi farò trovare pronto, che Neca ha portato a Sanremo, ed è anche autore, pensate un po', del tormentone dell'estate scorsa, cantata da Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro, l'ha scritta lui, quindi diritti d'autore a vagonate proprio. Comunque, ora, in attesa di sapere se Giovanni avrà un banco a settembre, sì, di certo si sa che tra gli allievi della prossima edizione rivedremo lui, Mattia Zendola, il ballerino latinoamericano, pupillo di Raimondo Todaro, ve lo ricordate, ha avuto un po' di problemi, il giovane aveva dovuto abbandonare per un infortunio proprio nella fase finale della scorsa edizione, quando ci si dice che oh, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, eh. In quell'occasione comunque gli era stato promesso che avrebbe avuto un banco prenotato a settembre e così sarà.
sono contento per lui perché mi piaceva. Ancora comunque non si sa chi saranno i coach della prossima edizione, stanno uscendo delle indiscrezioni, anzi più tardi avrò un altro video da farvi sempre su Amici perché ci sono di questi rumors che escono. Comunque Anna Pettinelli sembrerebbe che non sia riconfermata, e la cosa, posso dirvelo, non è che mi dispiace più di tanto, con tutto il rispetto per Anna Pettinelli, ma non ce la vedo, non ce la vedo. Al suo posto potrebbe arrivare Stash, il quale ce lo vedo molto di più, è tanto di cappello. Siamo sempre ovviamente nel campo delle ipotesi, sia chiarissimo, di certo il talent della Maria De Filippi non potrà fare a meno di lei. Il mondo della danza sa, Alessandra Celentano, la maestra di danza, è ormai un pilastro della trasmissione, cemento armato, no? Presente dal 2003, pensate, quella non la schiola più nessuno, è un po' come i nostri politici sulla poltrona del Parlamento, uguale. Detto questo, benissimo, queste sono le ultime news che sono trapelate dal mondo di Amici, del talent show. Vi sembra giusto, amici miei, dare un'opportunità anche ai figli d'arte nella scuola di Amici? In attesa che mi rispondiate nei commenti, vorrei dirvi la mia modesta opinione. Allora, io penso questo. Passa nada se sei figlio d'arte, se, vabbè, ci sta, e puoi avere anche la passione per la musica. Quello che mi domando è, se sei figlio di Biagio Antonacci e se sei nipote di Gianni Morandi e se sei fratello di un autore che praticamente ha il numero di telefono dei vipponi, delle case discografiche, tutto quello che vuoi, ok, e vuoi giustamente farti salire nel mondo della musica, non, senza fare la figura del raccomandato, voglio dire, non si tratta di farsi raccomandare, si tratta di, se hai un prodotto valido, ti fai consigliare dal papino, dal nonnino, dal fratellino e proponi il tuo demo tape, il tuo provino alla gente che conta, voglio dire, cosa che se la volessi fare io non saprei neanche a chi mandarle queste cose, perché una volta sì, c'erano le etichette discografiche, mandavi, c'era qualcuno che ti rispondeva, adesso mandi le robe, li trovi gli indirizzi, però arrivano questi demo e li prende il vice segretario del segretario del segretario del segretario del vice segretario del direttore del... praticamente vanno perse queste cose, no? Quindi secondo me Amici dovrebbe, giustamente in quanto talent, dovrebbe un po' concentrarsi su persone che non hanno niente a che vedere col mondo della musica, soprattutto per via di imparentamenti vari. Detto questo, potrei anche sbagliare, però sinceramente io penso, no? Un bravo artista che suona nella sua cameretta, fa musica nella sua cameretta e magari ovviamente non ha neanche l'opportunità di andare ai provini di Amici, o magari va ma ovviamente perso tra migliaia di persone che vanno ai provini, viene perso, e ovviamente il figlio di Biagio Antonacci, parliamoci chiaro, e non è che siamo qua a dire sono raccomandati, però è ovvio che il nome non lo perdi, sai, come il figlio di Gigi D'Alessio, come LDA, oh, il figlio di Gigi D'Alessio, sì, per carità, vuoi scrollarti di dosso questa cosa, però è ovvio, è inevitabile che le persone hanno un occhio di riguardo, soprattutto quando fanno i provini, ovviamente se il prodotto è valido, perché se proponi fuffa, se la tua musica è scrausa, voglio sperare che ancora un minimo di meritocrazia esista ancora. Detto questo, io dico che forse sarebbe bene tenere quei pochi posti che ci sono nella scuola di Amici a gente che non ha nulla a che vedere con eventuali parenti che inevitabilmente possono dargli una mano. E io ti dico questo, se il figlio di Biagio Antonacci è valido e scrive dei pezzi bravi, dei bei pezzi piacevoli che convincono la gente e si fa consigliare, non dico si fa spingere dal papà, si fa consigliare, gli dice, oh papà, a chi posso mandare il mio demo? E il papà gli dice, guarda, mandalo a quello, non è raccomandazione, a patto che dopo ovviamente una persona esca sia un prodotto di qualità. E il vago riferimento a Jasmine Carrisi, figlia di Albano, la quale, posso dirvelo, lei sì è un esempio, sinceramente io di qualità ne ho vista ben poca, poi magari ce l'avrà sicuramente il suo seguito, i suoi fan, però pareva che grazie a Albano la volesse un po' spingere. Vedete che alla fine, se la qualità non c'è, può essere raccomandato, può essere anche non raccomandato, ma se non sai fare, non fai. Quindi, detto questo, secondo me Amici dovrebbe dedicarsi più non ai figli d'arte. Quindi, concretizzando, non sono molto d'accordo sul fatto che questi figli d'arte vadano in un talent show popolare come può essere quello di Amici. Benissimo, comunque questa è la mia opinione, che può essere tranquillamente opinabile da tutti voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti anche voi se siete d'accordo con me o se non siete d'accordo con me.
è tutto lecito. Benissimo raga, fatemi sapere tutto quello che volete farmi sapere. Per il resto lo sapete, mettete un like sotto questo video, restate al canale, cliccate la campanella. Vi ricordo di seguirmi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellezzi.